Stiamo lavorando per avere, diciamo, buone notizie entro questo fine settimana. Sono già stati fatti dei passaggi in regione, attraverso il consigliere Gianfranco Valiante. Noi stiamo predisponendo una serie di atti per il Ministero. Confidiamo in questo fine settimana di avere qualche notizia più concreta che possa aprire un'ipotesi, reale per risolvere la problematica che è emersa e che è quella della copertura finanziaria del servizio da parte della Regione che ribadisce la necessità di fondi integrativi. Si dovrebbe sapere qualcosa la prossima settimana in un nuovo incontro a Roma presso il Ministero dei Trasporti in merito ai 3 milioni di euro che mancano per garantire il servizio annuale della metropolitana leggera. Lo ribadito, come abbiamo ascoltato, l'assessore trasporti del Comune di Salerno Luca Cascone è intervenuto ad una tavola rotonda promossa da Lega Ambiente per discutere di mobilità e sistema integrato dei trasporti nel territorio salernitano. Lega Ambiente ha per l'occasione presentato una proposta, progettare una metropolitana provinciale che preveda un collegamento sia a sud con l'aeroporto che a nord con l'università. Il progetto globalmente dovrebbe toccare i 300 milioni di euro, sembrerebbero moltissimi, ma basti pensare che i vari nodi ferroviari nazionali hanno degli investimenti di gran lunga superiori a questo. Basti pensare che il nodo ferroviario di Foggia, che è di gran lunga inferiore rispetto al nodo ferroviario di Salerno, avrà un investimento di 500 milioni. Milano si parla di 2 miliardi, Napoli ha superato il miliardo e mezzo. Insomma, sono investimenti che credo siano importantissimi per rilanciare soprattutto il comparto ferroviario della provincia di Salerno. Rilanciare l'intero sistema del trasporto pubblico nel Salernitano, prevedendo grazie alla metropolitana collegamenti con l'aeroporto, è sicuramente fondamentale per Guido Arzano, presidente della Camera di Commercio di Salerno, anche lui alla tavola rotonda. La messa in rete delle infrastrutture è sicuramente il volano di tutta una serie di sviluppi che non riguardano solamente il territorio cittadino, ma riguardano l'intera comunità provinciale. Quindi siamo qui proprio per ascoltare, perché l'interesse nostro non solo è l'aeroporto, ma l'interesse nostro è lo sviluppo complessivo di questo territorio.